Siamo qui nella sala consigliare del Comune di Termoli perché oggi c'è una presentazione di un bel libro, un romanzo, una prima opera, insomma, dell'autrice che vedete qui di fronte a me, che è l'autrice, appunto, si chiama Rosanna Vaudo. Allora, Rosanna, ti vedo emozionatissima perché Certo. capisco il momento, se è anche la tua prima volta che presenti una tua opera, quindi la tensione, tutto quello che c'è in questi momenti è facile immaginare. Bene, quindi Luna Nuova. Luna Nuova è il titolo del romanzo che presenti questa sera. È una storia importante, almeno da quanto abbiamo potuto cominciare a leggere. Tratta argomenti davvero, davvero molto importanti e molto attuali in questo momento. Ecco, allora, la storia di Ivana, che è la protagonista di questo libro, che cosa succede a Ivana in questa Luna Nuova? Ivana va incontro ad un processo di, diciamo, di rinascita, quindi Luna Nuova, il titolo sta un po' a rappresentare il momento buio, quindi quando la Luna scompare perché non è illuminata dal sole, che però precede una fase di ricrescita. Quindi il titolo nasce da questo. Diciamo che nel romanzo si intrecciano due storie, quella di Ivana e quella di una famiglia che invece vive nel secondo dopoguerra. E affronta un po' tutte le problematiche che riguardano l'Italia in quel periodo, quindi anche il problema dell'emigrazione, il problema dello sviluppo industriale. Quindi c'è una sorta di trasformazione che avviene su due fronti. Uno spaccato tra due, diciamo, da 46 anni di differenza, insomma, Sì, qualcosa del genere. 48 anni, 48. sì, in pratica la storia si sviluppa come se fosse un diario a distanza di 48 anni, ma il 48 è un numero simbolico che sta un po' a rappresentare l'età che ho avuto io quando ho iniziato a scrivere, quindi l'anno scorso. Praticamente ieri, insomma. Praticamente ieri, giovanissima. Sì. E quindi dicevo, Ivana cerca delle risposte, insomma, in seguito una relazione, un matrimonio che è finito male, nel quale lei si trova ad affrontare anche delle decisioni, a prendere delle scelte molto dolorose. E le cerca ripercorrendo quello che era stato il suo passato, quindi quelle che erano state poi le ragioni profonde che ne hanno condizionate le scelte. Quindi lei tante volte si chiede perché di un agire che probabilmente non era voluto profondamente da se stessa, ma condizionato dal contesto sociale in cui era stata educata, in cui era cresciuta. Quindi la risposta a queste domande arriva nel finale del libro, in cui si svelano poi anche i rapporti tra i protagonisti di entrambe le storie si chiude quindi con un messaggio positivo, quindi anche, ripeto, il titolo sta a indicare quello che qualunque sofferenza ha poi la possibilità di aprire invece una nuova prospettiva, un nuovo orizzonte, quindi può diventare quel punto di partenza per affrontare la vita in maniera diversa, quindi avere anche una diversa consapevolezza di sé. Quindi diciamo che Ivana, tra tante vicissitudini, anche a volte risvolti anche dolorosi e drammatici, Certo. alla fine c'è questo messaggio di speranza che fa, insomma, ben guardare nel futuro, insomma. Sì, perché la tematica, insomma, è sempre quella femminile, della figura della donna. Quindi diciamo che Certo. nell'intero romanzo, ora sia nella parte recente, quella che riguarda Ivana, sia in quella invece più vecchia, più storica, quello che emerge è una figura femminile vista da tanti punti di vista. E quindi diciamo il libro vuole affrontare quella problematica, quindi il tema anche di relazioni che sono sbagliate, quindi della Certo. donna vittima di una situazione che magari si trova davanti e non riesce a gestire, che la società spesso non percepisce e O non vuole o non vuole percepire. percepire e dà anche pochi strumenti poi per affrontarla. Quindi diciamo che il romanzo è nato da questo spunto e si rivolge alle tante donne che si trovano in questa situazione. Quindi perché diciamo superarle nasce da una consapevolezza interiore, quindi non è l'aiuto esterno quello che è necessario. Il primo aiuto è proprio quello che nasce da dentro di sé nel capire le motivazioni profonde che ci sono poi dietro certe scelte, perché uno si chiede perché è successo a me, perché quindi nel libro si sviluppa questa tematica fondamentalmente. Bene, Rosanna, un libro al femminile che non farebbe male neanche farlo leggere agli uomini, Sicuramente, insomma, soprattutto agli sicuramente, uomini. certo, Bene, sicuramente. e allora, il libro, la prima opera di Rosanna Vaudo, Luna Nuova, viene presentato oggi e
bisogna leggerlo anche per vedere un po' e dare merito a una ragazza giovane come lei, che è al suo primo libro, ma che sicuramente starà già pensando anche al secondo e anche al terzo. Secondo. In bocca al lupo e buon lavoro. Crepi di lupo, grazie.